Buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa, quella di eh, mattino 6. Siamo pronti per andare a sfogliare le prime pagine e anche poi nella seconda i quotidiani eh, della nostra eh, regione. Iniziamo in questa eh, prima parte con eh, le prime pagine, iniziando dai quotidiani... Di casa nostra, con le quattro edizioni eh, del centro. Ad esempio, che questa è l'edizione di Pescara, eh, apre con musica e shopping fino a tardanotte, perché? Perché a Pescara c'è la notte dei saldi, concerti e spettacoli eh, nelle vie del centro. Eh, in alto nel box una questione che riguarda eh, la, pol la politica ma non a carattere abruzzese perché eh, c'è un'inchiesta in Basilicata, scandalo sanità, arrestato il governatore Pittella del PD. Eh, scendiamo a centro pagina la fotonotizia. Piove, gli alberi cadono sulle auto in due in ospedale. Ieri, su larga parte della nostra regione, davvero dei eh, nubifragi. Paura a Samuceto, leggiamo per i danni del eh, maltempo, eh, e poi nelle. Eh, Cronache, vediamo altre notizie. Piste ciclabili, croce e delizia eh, dei eh, pescaresi. Eh, sempre a Pescara sale sul treno senza biglietto e picchia gli agenti. Preso un eh, marocchino, polemica a Pescara, ma in ambito politico Sabatini del Movimento 5 Stelle dice Forza Italia è una stampella del PD. Altri due box che vediamo sotto la fotonotizia, ovvero la nuova legge regionale abusivi e condannati per loro niente alloggi eh, popolari. L'Abruzzo va verso il voto, D'Alfonso annuncia il suo addio, farò una festa il prossimo 7. Settembre, in basso i mondiali eh, si rivelano un trionfo dell'Europa, avanzano Francia e Belgio che si sfideranno in semifinale vanno a casa due sudamericane come Uruguay e Brasile oggi gli altri due quarti eh, di finale eh, sempre per il calcio calcio mercato Cristiano Ronaldo ha già dato la sua parola alla Juventus il Pescara dalla Roma in arrivo eh, Antonucci della Roma eh, cambiamo edizione rimanendo sempre sul centro andiamo sull'edizione Aquilana, eh, che invece sceglie di aprire con la politica, con le parole di Amerigo Di Benedetto, che ha lasciato il Partito Democratico, ex candidato alla poltrona di Primo Cittadino, le sue parole. Il PD non c'era dialogo, il candidato sindaco sconfitto. Questi i motivi eh, della rottura appunto, che hanno portato Di Benedetto fuori dal Partito Democratico, a lasciare il Partito eh, democratico la fotonotizia siamo a Capestrano scavi alla necropoli tra le vigne del tirino spunta un tesoro archeologico eh, nelle cronache avezzano c'è il via libera c lavoro 100 posti al nuovo eh, centro eh, commerciale torniamo all'aquila perché il mega parcheggio è nel degrado e allora c'è il blitz eh, da parte del comune. A ah, Sulmona purtroppo una brutta notizia, muore a 59 anni ex calciatore e allora vengono eh, domnati gli organi. Andiamo sull'edizione teramana del eh, centro per che eh, la notizia di apertura riguarda la cronaca, purtroppo muore a 26 anni a Santo Domingo, animatore turistico di Mosciano, perde la vita nello schianto in moto e la fotonotizia eh, è proprio dedicata a Stefano Tulli di Mosciano, era un animatore turistico e un disc jockey a cui è stato fatale l'incidente, mm, peraltro non in Italia, come avete letto, a Santo Domingo. Domingo, eh, nelle cronache a Montorio, un malore fatale, dunque ancora cronaca nera, va con l'auto contro eh, un muro. Pasquale Fedele, fabbro in pensione, morto ieri pomeriggio nella Fiat 126, finita contro un muretto di recinzione di un'abitazione. Eh, malattie e permessi, Asl, un'ondata di assenze tagliati i reparti a roseto sulle strisce blu più incassi e meno multe evidentemente eh, molti eh, non rischiano la multa preferiscono pagare appunto la sosta a pagamento eh, chiudiamo le quattro edizioni del quotidiano il centro con l'edizione di chieti lanciano vasto anche qui l'apertura è dedicata alla cronaca uccise moglie e amica 30 anni il femminicidio di ortona condannato marfisi ma niente Ergastolo, eh, come vedete, la fotonotizia visto che siamo a San Giovanni Tetino, dunque alle porte sia di Pescara che di Chieti, quindi geograficamente rimane la stessa: ovvero l'albero che si è abbattuto su un'auto, due persone che sono finite in ospedale, i danni dei temporali di ieri. Dunque rimane simile. Allora andiamo a Chieti, settimana mozartiana, sponsor che sono. In eh, fuga leggiamo anche conto alla rovescia per la settimana eh, Mozartiana a Chieti, a 19 esima edizione si aprirà il 10 luglio e andrà avanti fino al 17. Sarà una manifestazione a risparmio, il sindaco di Primio dice speriamo che la regione ce le dia eh, 20.000 dei 44.000 che ha il comune, ma con l'appuntamento in partenza l'amministrazione sottolinea l'assenza degli sponsor e quest'anno neanche una manifestazione ha finanziato la, eh, neanche un'azienda ha finanziato la manifestazione teatina, davvero un eh, peccato. Eh, mazzette per le tumulazioni, siamo a vasto, si allarga l'inchiesta eh, sul eh, cimitero. A Frisa cade nel burrone e viene recuperato dopo 8 ore. Cambiamo quotidiano adesso, andiamo sulle colonne del quotidiano Il Messaggero che apre con eh, la condanna a Francesco Marfisi, uccise due donne, 30 anni, Chieti massacrò a coltellate, leggiamo, eh, moglie e amica, Francesco Marfisi condannato ma senza aggravanti, mentre a vasto per l'omicidio di Elisa in corte d'assise d'appello, confermata, eh, chiesta la conferma della pena per Fabio di Lello. Eh, altre notizie a Pescara, disordini in tribunale, in arrivo una raffica di denunce, identificati gli autori eh, della Gazzarra. In alto sotto la testata, Abruzzo da scoprire, tra notti bianche, concerti e teatro, Pescara accende, lo farà. Eh già da questa sera la Movida eh, Adriatica. Eh, anche sul messaggero ritroviamo la settimana Mozartiana. Tanta qualità, ma anche qui come vedete poche eh, risorse. Anche il messaggero sottolinea questa purtroppo assenza di risorse. Eh, per lo sport Pescara Melchiorri è troppo caro e allora c'è la virata su eh, Monacello. Il DS Leone conferma l'interesse di mercato del delfino. Bancoschi. Niente Russia, l'Uruguay del suo Torreira è, mh, è stato battuto dalla Francia di spalla Pescara, promossa tra le Capitali ferroviare, il sottotitolo è riprendere il treno, riscoprire magari il, non solo il fascino ma anche ehm, la comodità del eh, treno al netto di eventuali eh, ritardi, chiaramente. Eh, la fotonotizia Menzi Alessandrini cambia ditta, prende forma il piano del primo cittadino per risolvere lo scandalo in tempo per l'inizio del nuovo... Hanno scolastico eh, l'incarico alla seconda in eh, graduatoria. Eh, la cronaca: anche qui, schianto in moto a Santo Domingo, morto DJ Teramano. Stefano Tulli lavorava come capo animatore in un villaggio turistico. La fidanzata è grave. Pescasseroli, residence a fuoco, paura, eh, intossicati e anche evidentemente eh, dei notevoli danni accaduto a Pescasseroli. La polemica politica all'Aquila che leggiamo in basso, via dal PD e in due scelgono di andare con Americo di Benedetto che diventa, dunque rompe con il partito democratico eh, e eh, lo lascia dopo essere stato il frontman della campagna elettorale dello scorso anno persa contro l'attuale sindaco Pierluigi Biondi. Andiamo in provincia di Teramo con eh, la prima pagina del quotidiano La Città che ovviamente dà ampio risalto al DJ che muore in moto a Santo Domingo, Stefano Tulli, 26enne animatore eh, di Mosciano, si è scontrato con un SUV. La, la fidanzata genovese è eh, grave purtroppo in alto sotto la testata siamo a Montorio altra cronaca arresto ucciso nella 126 finita come vediamo nella foto contro un muro la foto siamo a piano roseto eh, 159 esima edizione della fiera della pastorizia il rilancio passa dalla tradizione Uh, ancora in basso dalla caparra per una casa fantasma truffata turista in cerca di un appartamento a Tortoreto. E purtroppo, con l'avvicinarsi, anzi, con l'avvicinarsi in piena stagione estiva, chiaramente possono accadere anche queste cose molto spiacevoli. Vediamo. Eh, ai eh, lati della prima pagina siamo a Teramo. L'IZS potenzia la sede storica e abbandona l'idea faraonica a collaterato. A Roseto, via Patrizi chiede i dissuasori eh, di Velocità. Eh, Dall'altra parte, eh, il sindaco di Castellalto di Marco in poll per la segreteria. Regionale del Partito Democratico a ah, Giulianova, invece, furto al cantiere della piscina per i sub. In basso, eh, Teramo Calcio, Campitelli e Cantagalli allo stesso tavolo per la gestione che potrebbe essere presto condivisa dello stadio. Gaetano Bonolis di Teramo. Vediamo adesso le prime pagine dei quotidiani nazionali, eh, iniziando dal Corriere. Della sera, questa che vedete è la prima pagina, vediamo allora un posto a tutti, così i concorsi venivano truccati, sanità in basilicata, il governatore come abbiamo letto eh, Pittella eh, ai, eh, agli arresti domiciliari, critiche eh, di eh, Morrone della Lega, Toghe di sinistra, imbarazzo del guardasigilli, eh, il pezzo di Giovanni eh, Bianconi. Eh... La foto eh, riguarda la corsa dei soccorritori per salvare i ragazzi, ancora, eh, i ragazzi thailandesi ancora intrappolati eh, nella eh, grotta, manca l'aria, salviamoli ora, bisogna fare in fretta perché manca eh, l'ossigeno e mano a mano sarà sempre ovviamente, eh, di meno, e lotta contro l'orologio, 24 ore massimo per tirarli fuori sani e salvi ovviamente. Eh, speriamo che così eh, sia. Dellutri sarà scarcerato, lui non voleva la grazia, la svolta, la moglie parla della decisione dei giudici. Andiamo su Repubblica mh, che apre eh, con eh, la questione ai magistrati e con Di Maio che sta con la Lega, no agli interessi delle correnti. Il sottosegretario Morrone via quelle di sinistra, i giudici. È inaccettabile, deve dimettersi, ma in alto, come vedete, ritroviamo la storia dei ragazzi in Thailandia, ragazzi nella grotta, sale l'acqua, rinviato il salvataggio appunto di questa, gruppo, di questa squadra di calcio oramai da giorni intrappolata all'interno della caverna. Basilicata, la sanità dei raccomandati, il governatore finisce ai eh, domiciliari e vediamo l'analisi di Sergio Rizzo che si, il peccato regionale puntualmente ogni volta che scoppia un caso come quello che ha investito il presidente della regione Basilicata sentiamo ripetere lo stesso ritornello fuori la politica dalla sanità e poi purtroppo il più delle volte non è così la stampa di Maio un piano fiscale per aiutare le partite IVA, studio sulle pensioni, eh, quota 100 favorisce i lavoratori del nord e i dipendenti pubblici, giustizia, polemica sul sottosegretario Morrone eh, che ha detto magistrati, basta, correnti di eh, sinistra. Eh, altre Notizie, per esempio, quella che riguarda il mondiale in Russia, mondiali, il Belgio cancella il Brasile, solo Europa in semifinale, vedremo come andrà dall'altra parte, ma oramai il Sud America, ad esempio, rappresentato da Neymar, non è di fatto più, non, non ha nessuna altra rappresentante, visto che Argentina, Uruguay e Brasile oramai sono a casa eh, andiamo sul fatto quotidiano che eh, parla dei 2 Marcello perché esce dell'utri, entra Pittella, una specie di sostituzione purtroppo non, eh, non molto eh, edificante, l'amico mafioso di B sta male, il DEM è accusato di concorsi truccati nella sanità, scarcerato il fondatore di Forza Italia, arrestato il governatore del PD nella Basilicata, questa sostituzione sa molto, titolo che sa molto di sostituzione eh, calcistica. Eh, a centropagina Salvini ci fa spendere 100 milioni per per creare 10.000 clandestini. La circolare boomerang dell'interno fa aumentare i eh, ricorsi. Eh, e poi il giudizio di Gad Lerner: sinistra che fare, il PD senza futuro si è piegato al fascio fascioleghismo. Il sole 24 ore quotidiano. Eh, molto attento alle questioni economiche, Di Maio taglio del cuneo fiscale già nel eh, decreto politica economica, leggiamo nel box affidate all'Aula le correzioni sul lavoro stabile in somministrazione, in dieci anni gli investimenti nella pubblica amministrazione calati del 34%, spesa corrente su del 16% eh, e poi contro dazi cinesi. Rischio, escalation mondiale, guerra commerciale, effetto indiretto per l'Italia, bloccati gli acquisti di marchi Italian Sounding. Il manifesto, non come spesso sentiamo sulle nostre spiagge, cocco bello, ma cocco bullo. Eh, la foto è di Salvini eh, immerso in... Eh, piscina che dice di voler combattere la mafia, ma in realtà se la prende con gli ambulanti che sbarcano in lunario vendendo magliette e giocattoli sulla spiaggia. Ed ecco il, spiegato il titolo. Matteo Salvini inaugura la campagna estiva contro i migranti in nome di una presunta lotta all'abusivismo che non tocca le organizzazioni eh, criminali. In alto con i migranti, oggi il rosso va di moda. Intervista a Francesca Chiavacci dell'Arci. Andiamo avanti, l'avvenire, le mani che salvano sono le mani di Dio, bocciato a Parigi il reato di solidarietà coi migranti, il richiamo del Papa al dovere del soccorso e Salvini annuncia la stretta sui venditori di spiaggia. L'Austria propone di bloccare... All'asilo. Eh, eh, altra notizia, 7 italiani su 10 chiedono via le atomiche dal nostro paese nucleare, lui è salvare l'intesa con l'Iran. Politica no, toghe rosse, bufera sul sottosegretario magistrati contro il leghista eh, morrone. Il messaggero edizione nazionale, pensioni, chi esce con quota 100, il piano del governo, somma, contributi e anzianità, conviene ai lavoratori regolari e statali. L'Istat, la crescita sta frenando, Giorgetti, la via è stretta, nomine, giochi chiusi su cassa, depositi e prestiti eh, in alto eh, per Ronaldo la Juventus è un affare fiscale è un grande affare fiscale sconto sui redditi esteri il club alla Consob in corso delle eh, trattative sappiamo che la Juventus è quotata in borsa eh, manca l'ossigeno in grotta tiriamoli fuori i ragazzi intrappolati dovranno uscire con i sub morto il soccorritore eh, eroe Dell'Utri torna a casa. Questa è l'apertura del tempo, eh, la battaglia peraltro del tempo. Il tribunale si arrende, scarcerato per motivi di salute. L'ultimo referto medico può morire in cella. La moglie, grazie al vostro eh, giornale. E poi c'è la foto di. Eh, Gianfranco Fini eh, che sembra voler pensare, e dai, che gliela sfango. Pure stavolta accusa più lieve. Ora Fini spera, ecco il perché della, della frase in basso. Lega e 5 Stelle eh, litigano per la cassaforte, cassa depositi e prestiti. Fa gola ai partiti. Il carroccio punta su sala. I grillini sul duo. Eh, Guglielmi Palermo eh, Sanità: 20 arresti. Crolla il sistema. Eh, PD eh, decapitata la giunta in eh, Basilicata. Libero lega strangolata dai giudici su, Presidente, riceva Salvini e la faccia finita Mattarella Falognori sulla richiesta d'aiuto del Ministro per i 49 milioni che i PM cercano di sequestrare. Al eh, carroccio oggi l'assemblea del PD eh, con le due analisi, eh, la sinistra non può morire così male di Francesco Esposito e la risposta di Vittorio Feltri, hai ragione, non può morire, è già morta. Eh, in basso le parole di Sgarbi, ecco le donne della mia vita, il critico d'arte per la prima volta confessa le proprie eh, debolezze, la verità, l'Italia ha salvato il... Barcone dei Macron, yacht da 9 milioni, battente bandiera britannica, va in avaria nel Tirreno. Viene riparato in un cantiere ad Ostia, a ritirarlo si presenta la First Lady. Poi Lerner sta con i migranti da comunista con il Rolex. Altra botta al renzismo. Arrestato Pittella, il governatore della Basilicata, i domiciliari per accuse sulla sanità. Lui e il fratello sono i perni. Del eh, PD. Andiamo adesso sulle prime pagine dei quotidiani eh, sportivi e poi andremo in, in, in pubblicità partendo da Gazzetta dello Sport che eh, prende la, il nome Selecao, con cui è definita la nazionale brasiliana e eh, la fa diventare Selecçao, impresa del Brasile eh, impresa del Belgio eliminato il Brasile, anche Neymar eh, fallisce dopo Ronaldo e Messi e saluta per i Verde oro altra delusione mondiale dopo il 7-1 in casa di 4 anni fa contro la Germania. Hazard e De Bruyne sfideranno in semifinale la Francia che ha battuto l'Uruguay, però Mbappé Stavolta ha deluso in alto la notizia di mercato che da giorni eh, anima il dibattito calcistico. CR7 spinge a tutta Juve, ma il Real alza il prezzo. Il portoghese pare ormai deciso a trasferirsi a Torino. titolo vola in borsa. Perez vuole più dei 100 milioni stabiliti a gennaio. Buffon è ufficiale al Paris Saint-Germain. Il Milan non è più lì. Gong eh, non versa i 32 milioni attesi, cessione adesso oppure il subentro del fondo Elliot eh, Nangolan. Siamo in casa: Inter, che spavento! Scoppia una gomma, incidente con il suo eh, bolide. Ma non c'è solo calcio in questo eh, sabato perché oggi il via al Tour de France. Nibali e il Tour, una grande avventura. From. Poca chiarezza, dice lo squalo di Messina, questa gara mi ha cambiato la vita, ho voglia di dare... Eh, spettacolo peraltro, Nivali che il Tour de France eh, lo ha già vinto e speriamo che ci ehm, dia una nuova soddisfazione in questo 2018 in cui già ci ha regalato il Milano-Sanremo. C'è anche Silverstone eh, domani, oggi prove, oggi le qualifiche: Ferrari da Pol Vettel sfreccia eh, nella free practice e prepara il colpo in eh, casa di Hamilton. Andiamo sul corriere dello eh, sport che apre con una battuta di fatto perché eh, dice bello questo europeo perché in effetti adesso sono rimaste solo europee con Uruguay e Brasile lasciano le ultime eh, sudamericane solo semifinali continentali Courtois para tutto l'arbitro non perdona Neymar fuori anche l'ultima star e allora in semifinale andranno Francia e eh, Belgio in alto c'è un Ronaldo con la valigia eh, pronto a sposare la Juventus. La Juve in mano CR7 ora deve solamente fare cassa. Giorginio invece, Pep o Sarri? Si spiega così l'attesa infinita per il passaggio del play del Napoli al Manchester City perché sarebbe pronto a seguire il suo mentore al Chelsea. Eh, forti segnali di disgelo tra Sarri peraltro e De Laurentiis in basso. Eh, ecco, Paris Saint-Gigi eh, con la foto di Buffon con la sua nuova maglia. Eh, quella del Paris Saint-Germain. Milan-Elliot si pappa lì con il punto di domanda. Eh, Vettel domina a casa Hamilton per i motori, tutto sport ovviamente. Non può che dedicare praticamente quasi tutta la pagina a CR7, definito oro-juve. Il colpo del secolo, Ronaldo porterà 80 milioni di ricavi immediati, l'esperto Palazzi e il Michael Jordan del calcio, con lui anche gli allenamenti saranno eh, un evento in alto, eh, Toro ora prendi Zaza, l'attaccante del Valencia non andrà al Milan, Cairo può ricostruire in Granata la coppia azzurra, Zaza, eh, Belotti, altre Notizie, ovviamente il Mondiale Francia e Belgio super, i Mondiali sono finiti, cominciano gli Europei. Milan, niente soldi da lì, solo un fax e poi Tour, una partenza tra mille eh, polemiche. Peraltro Christopher Froome è stato eh, criticato, è stato fischiato al momento della presentazione delle formazioni prima della partenza eh, di oggi. Ci fermiamo adesso eh, previsioni del meteo, pubblicità e poi Torniamo insieme per la seconda parte per entrare all'interno dei quotidiani di Casa Nostra. Seconda parte di mattino 6, in questo sabato 7 luglio, siamo pronti per andare a leggere all'interno i quotidiani abruzzesi. Ripartiamo dunque con pagina 2 del centro, alloggi popolari, la nuova legge regionale, niente casa agli abusivi e ai condannati, i stranieri possono partecipare ai bandi di assegnazione solo se hanno più di 5 anni di residenza in Abruzzo e queste sono le quattro novità, il requisito dei 5 anni, favoriti i residenti, stop ai pregiudicati e stop agli eh, abusivi, questo è quello che leggiamo. Eh, a pagina 2. Andiamo eh, avanti con la politica e il doppio incarico. Il rebus risolto D'Alfonso, festa da Dio il 7 settembre. Il governatore senatore ha già stampato il libro dei suoi 5 anni in regione rivelando anche le 21 lettere anonime percepite. Eh, e pagano. Forza Italia rivela, grazie a me la giunta del Senato. Si riunirà l'11 luglio eh, e poi via libera della Corte dei Conti a San Giovanni in Venere al Galilei di Pescara ecco i eh, fondi pagina dell'Abruzzo sale ad 11 il numero dei centri del riuso siglate le convenzioni eh, tra poco vedremo anche il servizio per altre 5 piattaforme nelle quali vengono recuperate le materie Costano 4 milioni e leggiamo in alto così i rifiuti diventano una eh, risorsa. Allora eh, questo è lo schema riassuntivo che vediamo ma noi ci andiamo a vedere il servizio del nostro Paolo Renzetti. L'Abruzzo si dota di 5 nuovi e moderni impianti per il riciclo Mazzocca, è così? Sì, si tratta di 5 nuove piattaforme ecologiche per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti da imballaggio che completano il numero di 11 piattaforme che costituiscono quella parte di rete regionale del riciclo specificatamente dedicata a questa tipologia di rifiuto un investimento complessivo di oltre 4 milioni di euro, a cui la regione Abruzzo partecipa con oltre 3 milioni di euro, il cofinanziamento è a carico dei soggetti beneficiari e riguardano in particolar modo 5 realtà della regione Abruzzo che tendono a coprire l'intero, a completarli intero intera disseminazione sul territorio di questo tipo di infrastruttura, in particolar modo una in provincia di Pescara, Loreto Portino, in capo ad Ambiente SPA, due in provincia di Chieti, una nel Vastese con il Civeta e un'altra in Frentania con la Ecolan e due in provincia di Teramo, l'Unione un Comuni Val Vibrata e in Mote, proprio Teramo Città, eh, che è, riguarda un po' l'intervento diciamo eh, complessivamente più importante dal punto di vista quantitativo. Noi abbiamo completato un ITER che era stato avviato dalla precedente giunta regionale, in particolar modo dall'ex assessore Mauro Di Dalmasio, a breve sarà evidenziata alla stampa anche l'ultimo dei pezzi del cosiddetto obiettivi di servizio che completano il novero della rete regionale di riciclo attraverso i centri di raccolta. In quella sede noi illustreremo i dati complessivi della rete stessa che prevedono anche i centri del riuso, già in corso di realizzazione, e ulteriori due. Iniziative, in particolar modo sul tema del compostaggio domestico, di comunità, di domestico e di comunità, in particolar modo destinato alle aree interne, sfruttando delle economie di scala che siamo riusciti a ottenere nell'attuazione progressiva degli interventi. Andiamo sulla pagina come vedete alle mie spalle di Peschiara, da oggi via i saldi estivi due mesi per fare shopping con gli sconti, acquisti a prezzi ridotti fino al 4 settembre, le associazioni dei consumatori però mettono in guardia come ogni anno. A Attenzione agli eh, inganni e qui ci sono ricordate le cinque regole eh, per eh, districarsi eh, tra i saldi. Musica e negozi aperti fino a tardanotte, ovviamente siamo a Pescara, alle 18 comincia la manifestazione dedicata all'avvio dei saldi, concerti e spettacoli in tutto il centro. Sulle piste ciclabili che dividono la città, muoversi in bici, pregi e difetti dei 26 chilometri eh, dedicati alla mobilità sostenibile in questo eh, viaggio come vedete viale regia Margherita Riviera Nord viale eh, Muzzi ehm, ci sono varie foto le piste ciclabili a Pescara eh, come vedete tratti esistenti e la loro condizione eh, che è importante vediamo alcune cose eh, positive e altre che però sono, eh, lo sono meno Andiamo avanti a pagina 17, sul treno senza biglietto picchia i poliziotti preso, il 22enne appena uscito dal carcere voleva salire a tutti i costi su un intercity, è stato arrestato ma tornerà subito libero gli agenti della Polfer in ospedale e poi di spalla la falsa infermiera ora dovrà assistere i malati di AIDS per 42 settimane, la farsa la falsa infermiera presterà un servizio di pubblica utilità alla casa famiglia il samaritano eh, andiamo oltre per la politica movimento 5 stelle che dice forza italia stampella del pd la replica non è vero scambi di accuse tra enrica sabatini e il gruppo del centrodestra per la scelta di aiutare la maggioranza a votare una uh, delibera Insomma polemica politica il saggio invece al teatro Massimo balli scene colori al il centro arte danza ricorda eh, Ludovica grande successo per lo spettacolo degli allievi della Raducci la dedica all'amica scomparsa ora danza tra le nuvole a Montesilvano casello della A14 proprio a Montesilvano l'annuncio di D'Alfonso l'inaugurazione del ponte San Michele Cozzi ora Trovi i eh, finanziamenti, questi sono i progetti sulla viabilità. A Ateneo e territorio invece di spalla, piste ciclabili e allagamenti, i progetti di 50 eh, architetti. Eh, in basso, stop ai venditori sulla riviera, i controlli anti-abusivismo, vigili urbani sequestrano oltre 1000 tra borse contraffatte e vestiti. Eh, Aspoltore, il consiglio dà il via libera al. PRG eh, della eh, rinascita, il documento di indirizzo urbanistico approvato all'unanimità. Il sindaco di Lorito basta dare solo residenza, servono anche dei eh, servizi. Queste parole del primo cittadino di Spoltore, a città Sant'Angelo. La provincia venderà l'ex mercato del fiore che vedete nella foto. In basso siamo sempre a Montesilvano. Il semaforo difettoso in via Vestina, a rischio per i pedoni all'incrocio con via Marco Polo, in cui c'è questo semaforo evidentemente non perfettamente funzionante. A San Buceto paura, maltempo, un albero si abbatte su un'auto, il crollo è avvenuto nella zona commerciale, i due occupanti del mezzo soccorsi. Dal 118 chiusi i sottopassi e non solo anche eh, altre eh, strade. Vedete, nelle foto eh, riassunto quanto accaduto ieri, in cui, lo ripetiamo: ci sono stati tanti temporali eh, nella nostra regione, proprio delle vere e proprie bombe eh, d'acqua che hanno messo in difficoltà e hanno creato molti disagi e anche molti danni. Altre notizie, siamo a Francavilla al Blue Bar, no a chioschi e bancarelle, l'organizzazione del festival, rapino, respinte 400 richieste, tuteliamo i nostri esercenti sempre a Francavilla. Daremo un aiuto alle attività commerciali, il neo assessore Luisa Rosso, proposta di Luciani in attesa. Ho riflettuto solamente 24 ore. A Manopello, variante della strada 539, i lavori ancora bloccati, il cantiere doveva aprire dopo la chiusura dell'anno scolastico, i cittadini chiedono chiarimenti alla provincia, si teme che resti un'opera incompiuta. A Popoli, delegazione in visita alla cittadina eh, francese Jarny. Eh, musei civici, Penne, il presidente è grugnale. Eh, un avvocato al vertice della fondazione e confermata direttrice, il sindaco recuperare il museo della moda. Eh, a Chieti per la cronaca uccise moglie e amica. a 30 anni di carcere. Condannato marfisima Evita l'ergastro. Per il giudice il del delitto con 78 coltellate. Non ci furono, piano premeditato e crudeltà. Questo è il femminicidio eh, di Ortona, per cui è stato condannato Marfisi per eh, l'uccisione di Letizia Primiterra e Laura Pezzella, che vedete in questa eh, foto. La rabbia dei parenti, non c'è giustizia. Lo sfogo del padre di Letizia, questa è la legge. Le parti civili dicono che doveva scattare la pena massima. In basso, omicidio delisa la sentenza slitta a martedì al processo d'appello il procuratore chiede per dilello la conferma della pena di 30 anni del primo eh, grado a basto tangenti sui morti si allarga l'inchiesta polizia in comune ascoltati sindaco e funzionari acquisiti altri documenti si indaga anche sulle sepolture eh, degli scorsi anni dopo i tre arresti al eh, cimitero eh, compra il trenino ma non la autorizzano, bloccata l'iniziativa di un commerciante di Vasto che da dieci mesi aspetta la via libera del comune con, eh, vediamo nella foto, Umberto Marinozzi con il trenino costato 140.000 eh, euro. In basso aperto il cantiere della Fondovalle, quadri a lavoro 25 operai che diventeranno 150 interventi a regime dopo l'estate a Teramo. La cronaca DJ si schianta in moto e muore a Santo Domingo, la vittima è Stefano Tulli, animatore di Mosciano, aveva 26 anni, come, vede, come vedremo poi ritroveremo questa notizia anche sugli altri eh, quotidiani, malore fatale, l'auto va contro un muro, Montorio 66enne se, Fabro in pensione finisce contro la recinzione di una casa sulla statale 150. Eh, ASL ondata di assenze per malattie 104, a fine giugno arrivati più di 60 certificati e congedi parentali, manca il personale accorpamenti obbligati per i reparti in quella che viene definita un'estate difficile per la ASL. Eh, siamo a Teramo, sbraccia polemico sull'epurazione di Canzio La Lega rischia di perdere la rappresentanza in Consiglio. E poi per la Coppa Interamnia, dunque siamo a Teramo, la, arriva la musica dal vivo in serata: il Grand Prix il, in concerto live band e l'orchestra del Braga, area marina protetta. il Tar, boccia e ricorso dei balneatori di Silvi, gli operatori contestavano alcune parti del regolamento. Cantanini speriamo che ora si possa lavorare eh, insieme. A eh, Silvi, eh, turisti e residenti contro i cattivi odori, puzza causata dal Cerrano e dai Detriti. Eh, Atri, eh, Frana di Casoli, la regione, i fondi sono stati stanziati. La replica al eh, comune da parte della regione. All'Aquila di Benedetto con il PD non c'era più dialogo, vanno via anche Iorio e Nardantonio, non ci sentivamo liberi, confluiti nel passo possibile, ora primo gruppo, in tre lasciano, ne restano solamente eh, due. E poi scorriamo in eh, pagina eh, ancora sulle... Eh, sulle reazioni all'addio di, di Benedetto al PD: mai negata la libertà a nessuno, pezzo pane si dice molto eh, dispiaciuta. In basso, con un rene trapiantato, partorisce una bimba. Al San Salvatore, la 37enne di Teramo aveva ricevuto l'organo dalla madre vivente perché voleva un figlio. E poi i tesori di capestrano tra le vigne del Tirino, arredi funebri di antichi guerrieri. Spuntano vasetti, punte di lance, collane di pasta vitrea. La necropoli disvela otto tombe dal VI al II secolo avanti Cristo. Cambiamo quotidiano adesso. Andiamo prima di passare allo sport che, fare... che analizzeremo nel dettaglio nella parte eh, terminale di questa puntata di eh, Mattino 6. Eh, il messaggero. Partiamo con la politica, le regionali all'orizzonte, la prima mossa è di Forza Italia che schiera i big. Nazario Pagano ospiterà sabato prossimo all'Aurum Laurum Tagliani, la Gelmini e la Bernini per rivendicare la centralità eh, azzurra del Partito fondato da Silvio Berlusconi a Pescara, Movida, Concerti e Notti Bianche. Lo show di Pescara, il tratto di Riviera, Monte Silvano, polo del divertimento dell'intera regione. Shopping anteprima del festival jazz. Da stasera la stagione entra nel vivo. Andiamo adesso proprio sulla pagina di Pescara. Mense in carico alla seconda ditta. Alessandrini punta all'interpello per affidare il servizio senza rifare la gara l'alternativa è una soluzione punta. Il contratto con CIR Bioristoro Rescisso per inadempimento ma a tempi lunghi per far luce sulle cause dell'intossicazione il sindaco incontra lunedì i genitori dei bimbi bing intossicati spiegherò loro il piano per garantire i pasti a scuola la ciclabile sul fiume invasa dalle canne, le radici che affiorano dall'asfalto dopo la pulizia rappresentano un potenziale pericolo di caduta. E poi in basso Pescaresi Speciali, accanto agli ultimi con coerenza una, una targa, ricorda Benito Merenda. Sempre a Pescara, caos in tribunale, denunce in arrivo, identificati carabinieri, dai carabinieri più scatenati tra i parenti del Rom, ucciso, protagonisti dei disordini dell'ultima udienza. Minacce, ingiurie e resistenza alle possibili accuse, la rabbia dei familiari per le aggravanti non contestate a Fantauzzi. Eh, altre eh, notizie: pestaggio in carcere, rossone finisce in ospedale. Poi idee e progetti verde ciclabile nella Montesilvano, immaginata dai futuri architetti. E poi lotta ai venditori abusivi, blitz di vigili e capitaneria. Tolleranza zero. Siamo a Montesilvano, all'Aquila in tre dal PD. Al passo possibile, troppe lotte, intestine e silenzi. La lista civica diventa la prima forza della centrosinistra nel consiglio comunale di Benedetto l'entusiasmo era affievolito, ma non ho voglia di altre campagne elettorali. Il caso progetto case, i bandi solo per i ricchi. Questa è la denuncia. Altre notizie: nigeriano semina il panico al posto fisso eh, arrestato, è successo al San Salvatore. Eh, L'avvertenza, ex UTR protestano i lavoratori della ricostruzione. Sempre all'Aquila un piano innovativo per Sant'Andrea. La Giunta Comunale ha appena approvato uno dei progetti di riqualificazione post-sisma fra i più complessi del comune. Sarà ridotto il costruito: meno 30, favorendo con meccanismi incentivati sia l'acquisto di abitazione equivalente sia la permuta. Eh, vediamo altre. Eh, notizie che ci sono all'interno di questa pagina che riguarda prevalentemente l'Aquila, Petrocchi avrà la sua basilica, il cardinale titolare della chiesa degli animali, tanto cara ad Andreotti. Una delegazione di aquilani in visita al porporato per ringraziarlo del dono assicurato a eh, città e diocesi. Otto società di nuoto insieme per crescere il progetto. E qui vediamo il sindaco Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila, con i responsabili dei club della eh, provincia, eh, siamo a Pescasseroli dove un residence va a fuoco. Paura intossicati, scatta l'evacuazione nel complesso con 200 appartamenti. L'incendio è partito dal tetto, danni ingenti. Eh, L'edificio è inagibile. Momenti di terrore nella struttura: pensate c'erano 150 bombole di gas. I pompieri hanno impiegato 5 ore per spegnere il rogo. Altre. Eh, notizie sul Mona Angelone, un rebus. Il destino di eh, Casa Italia ad Avezzano invece assalto al portavalori, ma il colpo va a vuoto. A Chieti, settimana mozzartiana con i tagli, ma il programma è di qualità. Svelati i dettagli della diciannovesima edizione prevista da martedì 17 luglio, il sindaco fatto tesoro di generose amicizie, in primis quella di Pellegrino, il ricordo belvedere di via d'Aragona dedicato a Di Michelangelo. In eh, basso, eh, diagnosi di tumore in ritardo, ASL condannata a risarcire, la Cassazione dà ragione alla paziente che subì la l'asportazione del seno sinistro. Eh, siamo a Teramo, si schianta con la moto, muore DJ a Santo Domingo, Stefano Tulli di Mosciano, aveva appena 26 anni, comunità sotto shock, nulla da fare anche per la fidanzata. Eh, Erika Cannella di, origine, eh, di origini genovesi. Il neosindaco di Teramo Gian Guido D'Alberto studia la nuova giunta. Il primo consiglio si farà in eh, piazza a Montorio Alvomano. Malore fatale mentre guida: nulla da fare per un 65enne eh, per il centro storico. Notte dei Saldi è eh, tutto pronto. Siamo a Giulianova, muore in strada davanti alla nipote, dramma della miseria e della solitudine a Giulianova, donna di origine rumena stroncata da un infarto alla stazione. La Roma stava per ripartire alla volta dei paesi, del paese d'origine e era stata anche accusata di aver mangiato un gatto. Sempre a Giulianova suo figlio è coinvolto in un incidente, ma la mamma sviene, ma era una truffa, attenzione all'ufficio anagrafe, devono intervenire. I eh, carabinieri. Eh, restiamo in provincia di Teramo, andando sul quotidiano La Città, anche qui DJ, come vedete, perde la vita in un incidente ai Caraibi. Stefano Tulli, 26enne di Mosciano, in sella alla moto ha subito un frontale con un SUV grave. La compagna eh, genovese. Erano animatori in un villaggio. La ragazza è ricoverata in ospedale in gravi eh, condizioni. Eh, in basso, gli amici animatori farai ballare anche gli angeli. Un ragazzo conosciutissimo. Tanti, ovviamente, i messaggi di eh, cordoglio a Montorio. Muore schiantandosi contro una colonna, Pasquale Fedele, artigiano di 66 anni, morto sul colpo, la sua vecchia 126, è stata una trappola, l'utilitario ha invaso la corsia opposta nei pressi del campo sportivo finendo contro una casa e allora vediamo in alto il sospetto malore, a terra nessun segno di frenata, con tutta probabilità il eh, guidatore dovrebbe aver avuto un malore, non è stata disposta l'autopsia. Il futuro dell'IZS, il Caporale potenzierà la sede storica di Campo Boari, abbandonato il progetto faraonico della nuova sede, ha collaterato solo la eh, fattoria dei grandi eh, animali. Eh, su, sul futuro dell'IZS tra poco vedremo eh, il servizio della nostra Tania Bonici Castelli, leggiamo il box, sicurezza senza mai nominare il sindacato FSI, il DG Mattioli risponde alle critiche sulla sicurezza del personale, spesso le soluzioni... Non coincidono con ciò che si aspettano i eh, dipendenti, alcune ristrutturazioni già eseguite, vediamo come era prima e, e come è attualmente. Comunque, sul futuro dell'IZS, vediamo eh, il servizio eh, preparato per noi da Tania Bonnici Castelli. Oltre 30 milioni di euro saranno investiti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo del Molise di Teramo in nuove strutture, laboratori, sede centrale e sede territoriali. Abbiamo fatto degli investimenti importanti, sono previsti qua nella sede centrale solo di ristrutturazioni, quasi 4 milioni di lavori sono stati fatti. Poi vi farò vedere qualche foto. E quindi è un lavoro molto importante che consente all'Istituto di dilatarsi un po', di allargarsi un po', perché alcuni laboratori sono veramente complessi. La sede di collaterato cosa andrà ecco, precisamente? Ecco, eh, noi abbiamo in parte anche per i lavori fatti qui e per una, un mutato contesto finanziario scelto il Consiglio d'amministrazione di delocalizzare, di portare a collo atterrato solo la parte che riguarda l'uso di animali assieme a quelli che già ci sono perché su ci sono le stalle, su verranno fatte quindi tutta la sperimentazione sui grossi animali, su ci saranno uno stabulario per i piccoli animali, sperimentazione piccoli animali, una, una, un lavoro di cui abbiamo già la progettazione, presto verrà fatto il bando, 2 milioni e mezzo di euro, finanziamento master plan e ehm, su verrà fatta la unità a contenimento biologico. I grandi investimenti previsti dagli ZS caporale di Teramo hanno come obiettivo obiettivo principale è l'efficienza, la capacità di competere a livello internazionale e la sicurezza negli ambienti di lavoro. Quest'ultima voce è stata particolarmente sottolineata dal direttore Mauro Mattioli dopo che i sindacati hanno recentemente protestato per carenze tecnico strutturali che determinerebbero saltuariamente la presenza di esalazioni irritanti nocive per il personale. Fare questo lavoro significa mettere in primo piano ovviamente anche la sicurezza negli ambienti di lavoro, ma la bacchetta magica non c'è e oggi il legislatore prevede che si operi con una valutazione del rischio, non è pensabile risolvere dall'oggi al domani tutti i problemi e quindi si fa un documento di valutazione del rischio che si fa tutti gli anni, tutti gli anni si adegua e sulla scorta di questo documento si fa poi un piano di miglioramento che si prova con le risorse, con i tempi, con le priorità. Intanto il 24 luglio prossimo scadrà il bando per aggiudicarsi il primo lotto della nuova sede con l'atterrato. Che costerà complessivamente intorno ai 25 milioni di euro. Adesso apriamo la pagina dello sport, vedete alle mie spalle le trattative, siamo in piano calciomercato e allora la buona notizia per il Pescara è che dalla Roma eh, è in arrivo Mirko Antonucci. Sebastiani insiste per Tutino ma non c'è accordo con il Napoli, queste le trattative del Delfino: sì, dei giallorossi al prestito dell'esterno offensivo. De Laurentiis invece non dà l'ok ok per l'attaccante napoletano che vuole il eh, Delfino. Poi di spalla ci sono tante altre trattative in basso. Eh, Teramo rischia di saltare l'ingaggio di Matino. Serie C a sorpresa potenze Alessandria irrompono nella corsa al giovane terzino del eh, Parma Emanuele eh, Matino. Vediamo anche eh, quello che eh, andiamo avanti poi leggeremo anche sul messaggero le trattative del Pescara eh, ma andiamo avanti con ehm, D'Angelo eh, Luca D'Angelo pronto a stupire Pisa la grande occasione il tecnico pescarese è redoce dalla stagione alla Casertana si racconta al centro la presunta combin eh, Bari-Castel di Sangro dell'87 aspetto le scuse eh, di eh, Giletti che aveva tirato fuori questa... Eh, eh, questa indiscrezione, qualche settimana fa nel suo programma, eh, la Curi nella rete delle scuole calcio della eh, Juventus, il presidente della Curi, come vedete, Antonio eh, Martorella e Stefano Braghin, direttore del settore giovanile della eh, Juventus, eh, andiamo avanti. Le Abruzzesi in serie D, l'Avezzano stringe per Alessandro, Jonathan Alessandro. In realtà, una trattativa praticamente conclusa con il giocatore che sarà presentato lunedì, dopodomani, il Francavilla invece su Vasquez, il San Nicolò giocherà a Notaresco, all'Aquila Ius stizzito con Bruno Conti, panchina che andrà a Palazzi. Ehm, per il beach soccer Catania troppo forte in Coppa Italia, il sogno della Vastese finisce ai quarti e eh, poi il clinic Camp Real Madrid da Giulianova, Forcini, Comignani e Di Giampiero in corsa per un posto al eh, Bernabeu e in basso la grande ritmica il 28 luglio a Chieti premondiale al paratricale con le farfalle della nazionale, la juniores invece è a Pescara. Andiamo sul eh, Messaggero perché riprendiamo con il Pescara che va a caccia del nuovo Bomber Melchiorri costa troppo il Cagliari ha chiesto oltre un milione e mezzo il DS conferma l'interesse per Antenucci e Monachello dell'Ascoli Bancoschi per il nostro club sarà l'anno zero È in basso Anellucci invece siamo in casa all'Aquila Conti, l'Aquila va avanti il DG Rosso Blu chiarisce la situazione dopo il no alla collaborazione tecnica esterna. Il, futuro del, eh, il teramo del futuro passa per il Bonolis, ieri vertice tra, il, tra Campitelli e il nuovo sindaco D'Alberto per il nodo della gestione, siamo tutti molto fiduciosi, e in arrivo dalla Ternana il difensore Joad Ferretti nuovo. E ci sarà anche un nuovo sponsor eh, tecnico in Serie D. Il Giulianova invece Real Giulianova riparte dal nucleo storico. Tante le conferme in giallo-rosso per il Volley A2. Si eco contro le Big Cuneo e eh, Piacenza. E poi per il basket pene il più giovane di tutti a Roseto farò esperienza una, una eh, guardia classe 2002 che arriva dalla stella azzurra. Con questa notizia noi concludiamo questo appuntamento con Mattino 6 che torna lunedì eh, sempre puntuale alle 8. Vi ricordo gli appuntamenti alle 14, alle 19 e alle 23 con le nostre tre edizioni del telegiornale. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione, augurarvi un buon sabato, una buona domenica e mattino 6 torna lunedì. Sindaco, quest'oggi primo incontro con la